quanto riguarda gli sprechi sui fondi europei, ci tengo però a dire una cosa, sì, che grazie a Dio non tutta Italia è così, perché c'è una grande differenziazione regione per regione, ci sono delle regioni che spendono più del 100% dei fondi, perché i fondi europei hanno questa regola, che sono le regioni, che poi sono gli enti che sono deputati a fare i progetti, che sviluppano poi con gli enti locali e con le associazioni. E su questo, Molinari, c'è però una differenza tra nord e sud, c'è purtroppo una differenza tra nord e sud. È quello che stavo dicendo, ci sono regioni che spendono molto più dei fondi che ricevono e quindi ne ricevono degli altri, e delle regioni invece che spendono male questi fondi. Il tema è un altro, il tema è che se noi però facciamo la bilancia di quanto l'Italia dà all'Europa e quanto dall'Europa torna, la bilancia è assolutamente in difetto, perché l'Italia riceve circa la metà dei fondi che invece trasferisce l'Unione Europea, quindi questo è un primo aspetto su cui interrogarci. Noi dovremmo far sì che ci sia un ritorno maggiore dalle politiche europee, pensiamo al tema dell'agricoltura, pensiamo a tante altre cose, insomma questo è il problema principale. Poi chiaramente a livello nazionale c'è una differenza di abilità delle amministrazioni nel saper spendere questi fondi.